Salve amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati sul canale. Oggi è un video un pochettino in ritardo perché ho avuto, diciamo, un fine settimana, un pre-fine settimana, diciamo, perché da un giovedì, venerdì e sabato, 3 giorni completamente pazzeschi e oggi che è domenica mi sono liberato alle 4 per un sistema un po' particolare e quindi in effetti ho lavorato all'interno, per cui non c'è stato bisogno di farmi la barba 2 giorni fa e la facciamo adesso insieme. Bene, per questa sbarbata oggi andremo ad usare il Raso Zero Agrumella come dopo barba. Useremo il mask della Denim, bellissimo. Un prebarba che è un polivalente, ma lo useremo solo come prebarba, il 3P. E per insaponarci andremo ad usare la nostra bella ciotolina della ProRaso con il mitico 48 che mettiamo qui. Nel caso di qualche taglietto in più useremo questo o poi pietralume, però anche nei video precedenti, anche da solo, quando mi sono dovuto radere dopo questi giorni, mi sono rovinato un po'. Speriamo che questo non succeda. Andremo ad usare il Focus Slim alluminio L28, L28. E diciamo che è un bel rasoio leggero, ha qualche complicazione, ma io sopra metto la recensione di questo rasoio secondo il mio punto di vista per quello che ho avuto io. Bene, guardiamolo anche da quest'altro lato che magari però voglio mettere gli occhiali. Guardiamolo qui dall'altro lato. Ecco qui. Questa è l'esposizione della lama, come sapete c'ha le due protezioni, però per come avevamo già parlato nella recensione, se andate a vedere, queste due non sono, diciamo, fatte bene, almeno nel mio. Un bel rasoio 100% in alluminio, non farà mai della crosta sicuramente. Bisogna abituarsi il Focus Slim L alluminio, che poi serve un R28, mi sembra come codice. Va bene, lo metterò sotto poi nei commenti. L'ho caricato, come vedete, già armato con una Shark. Ecco, armato con la Shark e vediamo anche l'esposizione. Penso che si possa vedere. Bene, lo puliremo sul pulisci rasoio della Strat, bello che io poi ho fatto un po' appesantito perché era leggero. Bene, allora per primo step incominciamo a fare qualcosa per ammorbidire il sapone. Ecco qui, ci spostiamo di qua, su zero, prendiamo il cucchiaino. Ecco qua, penso che questo possa bastare. Lo mettiamo giù e vado a schiacciarlo per far sì che in effetti si crea uno spessore sottile che l'acqua riesce a penetrare maggiormente. Il sapone, un po' di acqua calda per coprire, poi è troppo, però dopo la buttiamo, tra l'altro non è un problema. Chiudiamo il sapone, mettiamo a posto il cucchiaino, bene, il pennello è questo, e per primo step ci bagniamo il viso con acqua calda. Asciughiamo le mani, andiamo a prendere il 3P come prebarba. Guardate qua. Sarà difficile che non me lo salti come la volta scorsa dell'altro lato.
questi giorni che ho fatto una sbarbata anche da solo, due sbarbate da solo, mamma mia. Ecco qui, come sapete preferisco sempre farla un po' più morbida, più fluida, non morbida, più fluida, per ammorbidire di più i peli e che penetrano un po' in più. Bagniamo le mani. Ecco qui. Anzi, questo tempo non vuole proprio cambiare. Sta creando dei disagi agricoltura, disagi alle persone, alle cose. Tornando, cosa si capisce niente, un pochettino troppo problematico. Spostiamoci di qua, questa però è troppa acqua. Io una parte la tolgo per iniziare. Questo è il pennello. Andiamo a fare la nostra bella schiuma. Il raso zero poi è un sapone che ha come testa, me lo sono scritto per informarvi, cetro e limone, come cuore rosa gardenia come fiore, come fondo agrumato, degli agrumi più o meno. Ma vediamo un po'. Sì, insomma, il profumo piace, insomma si sente quel fattore qua, appunto agrumela, si sentono gli agrumi. Metto, ecco, vedete, bello compatto, però voglio metterci ancora un po' d'acqua perché ho ancora del sapone da sciogliere. E poi a me piace un po' più fluido, specialmente quando usiamo uno sciavetto. Per me ovviamente è preferibile. Volevo dire che devo ancora fare quel video per informare un po' tutti gli iscritti dell'altro canale, non ho avuto tempo, quindi non so, credo che andrà prima questo online e poi ne farò quell'altro, non lo so. E questa settimana non ho avuto tempo di guardare proprio nessun video. Ho detto adesso se non mi dedico in questo momento per fare questa pausa qua, perché mi devo spostare ancora per radermi, va a finire che non riesco neanche a fare un video di rasatura questa settimana. Una favola, eh? Guardate, guardate, guardate. Bene, andiamo a insaporarci. Il 48 poi ha un nodo di 27 mm, lo dico a titolo informativo, se qualcuno lo dovesse sapere, ma è un po' difficile. È alto 13 centimetri e il ciuffo è di 6 centimetri e mezzo. Quando è bello nuovo, questo effetto passa anche qualche millimetro sicuramente. Guardate che è una favola. Ragazzi, nel momento in cui mi insapono qualche minutino in più, colgo l'occasione per salutare tutti gli amici iscritti del canale, i nuovi iscritti del canale di questa settimana, con un abbraccio di benvenuto. Facciamo un
come dire, un saluto speciale a Fabio, cancelliere del canale Rasature d'altro. Un abbraccio, un saluto a Claudio di Calci con il canale La lama e il pennello. Ma guardate qua quanto è bello, guardate. La lama e il pennello. E voilà. Ancora Riccardo, che non ricordo la rasatura, amico di Fabio, anche mio. Ad Andrea D'Arenzi, che ha fatto un video parlando proprio appunto di prodotti e di costi e delle affermazioni che altri non fanno. Un saluto, un abbraccio a tutti e poi a tutti gli altri amici. Io poi non mi ricordo tutti quanti. Tra l'altro, al momento in cui facciamo qualcosa, guardate qua quando schiumo, guardate. Guardate. Questo è bello, è a mo' di barbiere con le dita dentro. Vale di qualche dei giorni, quindi vediamo un po'. Andiamo. Comunque, saluto e abbraccio a tutti, i nuovi e i vecchi, e anche per quelli che si iscrivono all'altro mio canale, che poi ringrazierò dall'altra parte. Dunque, andiamo per la nostra bella rasatura Chavette della Focus. È lo Chavette in alluminio caricato con la Shark, credo di averlo detto. Ecco qui. È leggerissimo, bisogna stare molto attenti e farci un po' la mano, perché avendo il punto leggerissimo e quasi non sentire, si può fare una pressione in più e quindi tagliucciarsi. Pelle sempre tesa, io mi devo naturalmente mettere sempre la parte per far vedere. Punto cruciale. Beh, per questa passata ci sono riuscito. Sono dei periodi che non si capisce niente, guarda, sarà stress qua vicino. Anche se abbiamo i pulisci da solo, c'è bisogno comunque di sciacquarlo, asciugare bene le mani come sempre e cambiare mano per andare sul lato sinistro.
Però vedete, faccio vedere un poco anche qui perché si vede. È un fatto, è bello, lui qualche pelucchio lo perde ancora il mio pelo, che io poi l'ho sbiancato. Però non resta pulito, pulito, pulito. Il rasoio giustamente, e di adesso lo ancora un poco, come dire, pulito meglio, però non è che vabbè, comunque. Infatti non la uso sempre questa ciotolina, pulisci il rasoio. Bene. Asciughiamo. Dunque, amici, il rasoio l'abbiamo detto che in alluminio leggero, bisogna farci la mano, è un bel rasoio. Guardate sulla recensione mia personale, probabilmente perché ritengo che il prezzo, magari solo del materiale, ma di qualità sicuramente materiale alluminio, però per quello che riguarda la funzionalità tecnica, geometria, c'ha qualche problemino. Però ad ogni modo è un rasoio che bisogna stare molto attenti a farci un po' la mano. Senza farci la mano, essendo leggero, istica. Il pennello è una favola, quello che è il 48. Guarda quando asciuga, ci sta ancora sapone sotto, non l'ho sciolto tutto qua. A me non piace, la faccio sempre un po' più fluida, ben idratata. E abbiamo dato una bella insaponata anche così. Andiamo a farci un contropelo, un po' di barbiere poi, lato destra, lato sinistro. Andiamo a sciacquarlo bene. Anche questo fatto che è un po' piccolino come situazione trattiene poca schiuma, per cui bisogna sciacquarlo qualche pochino in più. Vabbè. Ok.
Invece io faccio un'altra passatina. Vedere se posso sciogliere anche quest'altro. Si è tolto. Questo sapone è uno dei nostri saponi che poi tra l'altro un sapone italiano ben conosciuto, ci sono molte fragranze e diciamo che è un bel sapone per chi non l'avesse ancora provato, è da provare, è un sapone da bagno, insomma, proprio, però ad ogni modo ha le sue qualità. Bene, andiamo. Per questo fatto qui il difettuccio che dicevo io, bisogna stare un po' attenti. E anche qui diciamo vicino all'orecchio. Vediamo un po'. A posto, vi faccio una sciacquatina. Pietra al lume. Dire ragazzi di questa rasatura, di questo rasoio. Sì, è molto bello, lo conosco a me, però ha le sue complicazioni. Guardatevi il video sopra, l'ho messo nella scheda, lo metterò anche in finale probabilmente.
Ecco, ad esempio, è profondo, perché la Shark è una lametta un po'. Sì, qua me la sono cavata bene. Questi qua sottopelle, qui qualche red point, puntino rosso me l'ha lasciato. E che dire? Il pennello 48 è una favola. Il denim marchio poi è bellissimo. Una favola. Non c'è bisogno di usare l'emostatico perché poi è uno sciocchezzolo. Dunque, amici, cosa volevo spendere anche qualche parola ancora per il raso zero, che in effetti è un sapone poi poco, diciamo, usato, ne vedo poco. Ma è un buon rasoio, sapone che scorre pure il rasoio, ovviamente non come l'altro, però che quella era il figo della volta, perché scorreva di più. Però qui abbiamo anche un altro problemino, è che questa ad esempio è in alluminio, può bloccare anche la scorrevolezza dell'alluminio, ovviamente blocca un po' di più rispetto a quello che è l'acciaio, dal mio punto di vista, si intende, perché ovviamente ognuno ha i suoi pensieri e ha le sue idee al riguardo. Credo che domani invece di barbarmi mi spacco tutto quanto, credo. Guarda, resta qualche peluccio. La rasatura tradizionale è un bel rito che va fatto con una certa calma, però a volte questi problemi di pelle creano, insomma, qualche complicazione. Scusatemi, ci acqua con acqua fredda, togliendo dal lume di roccia. Andata, andiamo per il nostro bene e dopo barba. Denim mask. Gli schiaffettini per il grande piacere. Che sono di Lido, dice Michele Ponente, che saluto, ciao Michele, un saluto per te e anche tuo fratello Marco, che per la misera sta facendo dei video. Marco, che in effetti è 8, mister è 8, mister Hight. L'ultimo video che ho visto è stato quello, non so se ne ha messo, è il momento quello che ho visto, è stato quello lì delle fisi, insomma. Tutti malati. Però è freddo, brucia, non è che non brucia. Comunque, Michele, ci vogliono gli schiaffetti. Marco, diglielo anche tu che ci vogliono. Allevano un pochettino il bruciore e risvegliano un po' i nervi del viso, prendendo la pelle, anche queste smorfie. Muoviamo i nervi del viso e si riprendono un po'. Bene, amici, a parte gli scherzi, un abbraccio a tutti, vi ringrazio per l'attenzione. Io mi fermo qua, non metto altra crema per il dopo, perché in effetti con queste cose qui non sto mettendo ancora un po' niente, va bene come ho terminato. Grazie ancora, una buona giornata a tutti quanti e un abbraccio.
ai nuovi, ai vecchi iscritti, a tutti gli amici e anche ai passeggeri che si trovano. Ricordatevi dell'altro canale di cucina, iscrivetevi anche a questo e un pollice su fa piacere sia per questo canale che per quell'altro. Un abbraccio a tutti e buona giornata, alla prossima sbarbata. Ciao!